Bene, riprendiamo oggi l'argomento della trattazione statistica della resistenza dei materiali. Questo è un argomento di particolare interesse, poiché per definire un corretto modello non possiamo esimerci dal considerare la variabilità statistica dei fenomeni che interessano le strutture. In particolare, in relazione ai materiali che caratterizzano le nostre strutture, abbiamo la necessità di avere un criterio che sia scientifico, quindi non opinabile e delegato alla sensibilità personale progettista, ma un criterio statistico che sia utile per poter definire effettivamente i valori di progetto dei materiali da assumere. Ricordiamo che l'elemento caratteristico, l'elemento fondamentale per definire la caratteristica meccanica di un materiale è la relativa curva caratteristica, cioè quella curva caratteristica rappresentata per stati monoassiali di sollecitazione. Dalla parametrizzazione, cioè dalla rappresentazione sul diagramma deformazione-tensione dei valori di resistenza del nostro materiale fino al limite ultimo di rottura. Abbiamo anche detto che i materiali, a seconda che siano con una curva caratteristica simmetrica, cioè con una curva caratteristica che sia indipendente dalla direzione della sollecitazione, oppure sia dipendente dalla direzione della sollecitazione, vengono definiti simmetrici, scusate, isotropi o anisotropi. Quindi sono isotropi materiali come l'acciaio, che presenta una medesima modalità di curva caratteristica, compressione che attrazione, sono anisotropi i materiali come il calcestruzzo, che presenta una definita curva elastoplastica, quindi con una condizione di utilità per la compressione, e invece un ramo fragile, quindi senza pianerottolo di snervamento, per quanto riguarda il suo comportamento a trazione. Ci sono poi materiali che hanno un comportamento anisotropo, quindi hanno una asimmetria di comportamento rispetto alla curva caratteristica nel piano deformazione-sforzo, ma che rimangono duttili. Cosa significa duttile? Significa in grado di manifestare uno snervamento, quindi una modifica della struttura delle molecole per riassettarsi in un nuovo stato, e un pianerottolo di snervamento caratterizzato da ampie deformazioni prima della rottura definitiva. Il legno, per esempio, è un materiale che è anisotropo, ma sia a compressione che a trazione, un comportamento di tipo duttile, che è il particolare comportamento che noi ci attendiamo dal materiale con cui costruiamo le nostre strutture. Torniamo ora a riprendere il ragionamento sul comportamento statistico dei materiali, cioè la definizione di quei criteri, di quei metodi che ci consentano di definire in maniera univoca per tutti i valori dei parametri di resistenza di progetto da assumere nello sviluppo del modello strutturale. Allora, come ieri abbiamo riferito, assegnato un lotto composto da n campioni, il problema che ci poniamo è quello di come ordinare in maniera sistematica i campioni in modo da scegliere quei valori o quel valore specificamente rappresentativo della resistenza di progetto. Abbiamo visto ieri che, utilizzando per esempio 100
campioni di acciaio proveniente dalla stessa ferriera, della stessa lunghezza, della stessa sezione, rompendo tutti e 100 questi campioni, ci troveremo in una condizione di distribuzione delle resistenze di rottura che sicuramente non saranno identiche a un solo specifico valore, ma varieranno con una certa caratteristica. Ordinare in funzione della grandezza che vogliamo campionare i risultati delle nostre prove, per esempio la resistenza di trazione dei provini di acciaio metallico di sezione 1 cm² e di lunghezza 1 m, ci consente di costruire una curva distribuita per frequenze. Cosa significa? Significa definire una certa variabilità della grandezza che stiamo misurando, per esempio da 0 a 100 ho 100 megapascal, ho un determinato numero di lotti che qui viene espresso in percentuale, quindi 0,048, 5%. Da 100 a 150 megapascal ho lo 0,20 in frequenza, cioè il 20% della popolazione di 100 campioni dei nostri provini, e così andare. La somma di tutti questi istogrammi rappresenta il 100% dei campioni che abbiamo analizzato. La curva che viene qui rappresentata in grigio, che rappresenta l'interpolazione, cioè quella curva che in qualche modo approssima in modalità continua una distribuzione di grafico per istogrammi, quale qui è rappresentata, rappresenta l'interpolazione statistica dei nostri valori. Ora, come abbiamo già detto nella lezione scorsa, la questione che ci poniamo è definire quale sia il valore che vogliamo assumere come rappresentativo. Lo definiremo valore caratteristico affinché il nostro modello, il nostro materiale, quella definizione di valore caratteristico che il materiale deve assumere all'interno del progetto del nostro modello strutturale. Cioè, sostanzialmente vogliamo andare a rappresentare lo scopo, quindi, che abbiamo con questo tipo di analisi è quello di determinare il valore più rappresentativo, lo definiremo caratteristico, della grandezza, nel nostro caso la resistenza meccanica del materiale, da assumere nel modello strutturale quale valore specifico, cioè come valore soglia per il materiale, in questo caso, che stiamo analizzando. In coerenza con il principio cardine, uno dei requisiti fondamentali per quanto riguarda la progettazione delle strutture, cioè il requisito di sicurezza, quello che vogliamo ottenere è un metodo che ci renda tranquilli che il parametro assunto come caratteristico, quello che poc'anzi abbiamo definito, sia effettivamente un valore che rappresenti la condizione peggiore, più cautelativa dal nostro punto di vista, dal punto di vista strutturale, per essere assunto come elemento di progetto. E per fare questo, assegnato una certa distribuzione statistica, stabiliamo come soglia di valore quel valore, nel caso specifico la resistenza caratteristica, quel valore che non ha possibilità di essere al di sotto del valore del 5% di probabilità della nostra popolazione statistica. Spieghiamoci meglio. Abbiamo detto che questi 6 istogrammi rappresentano il 100% della popolazione statistica dei nostri 100 provini.
Questo istogramma rappresenta il 5% dei campioni. Poi abbiamo questo istogramma, 20% con resistenza caratteristica in questo range di valori, 100-150 MPa. Questo istogramma, il 31% per valori di resistenza 150-200 e via andare. Quale sarà il valore cautelativo da assumere nel caso della nostra rappresentazione da assumere all'interno del nostro progetto nel caso di questa distribuzione? Come qualcuno ieri ha detto, nella lezione scorsa ha detto, se considero il valore medio, che cosa vuol dire? Vuol dire che ho il 50% di probabilità che i valori al di sotto della mia resistenza, in questo caso da 150 a 200 megapascal, ragioniamo in scala di megapascal su questa soglia, può potenzialmente essere superato. Quindi è un valore di probabilità decisamente elevato. Se assumo un valore più alto, la probabilità che sta al di sotto di questa quantità è la somma di questi valori. Quindi 15% più 15%, sto arrotondando ovviamente, quindi questi fanno un 30, 60%, 80%, 85%. Cioè, se assumessi questo istogramma quale elemento di resistenza caratteristica, useremo da qui in avanti la lettera K per indicare il valore di caratteristico. Avremmo la probabilità che il nostro valore sia al di sotto del valore assunto, in questo caso da 250 a 300 megapascal, dell'85%. Quindi ben l'85% di probabilità di avere campioni che abbiano una resistenza più bassa di quella che io assumo nel progetto. È abbastanza intuitivo capire che è una soglia non accettabile, come non lo è neanche quella del 50%. Qual è allora la soglia che la norma assume come adeguata per valutare la probabilità di superamento della resistenza caratteristica? È la soglia del 5%. Quindi, associato alla resistenza caratteristica, abbiamo una probabilità P di superamento del 5% di probabilità. Cosa significa? Significa che se io assumo una resistenza caratteristica per questa distribuzione statistica di un valore tra 0 a 100, in questo caso 100 è il valore in megapascal assunto, io avrò solo una probabilità del 5% di avere valori al di sotto del valore assunto. Ora, un piccolo passo indietro. Rispetto alla distribuzione del fenomeno statistico, la curva, come abbiamo visto in questo caso, che cosa fa questa curva? Cioè la curva in grigio che sto ripetendo in rosso in questo momento. Rappresenta in termini continui il fenomeno che qui è rappresentato in maniera discontinua. Perché? Perché le frequenze, così come sono organizzate negli istogrammi, sono frequenze discontinue. Non c'è una continuità di valori. Se ipotizziamo però di effettuare una distribuzione statistica che si avvicini con una campionatura molto stretta in questa condizione, che cosa abbiamo visto prima? Abbiamo visto che fissato un certo valore della rappresentazione in frequenza
del nostro istogramma, i valori al di sotto di esso rappresentano, quindi compresi, quindi minori uguali adesso, rappresentano il 5 più 20 più 30, il 55%, in questo caso, guardando da questa parte, di probabilità di valori inferiori. Questo che cosa ci dice? Ci dice che di fatto l'area sottesa dal diagramma della distribuzione in frequenza rappresenta la probabilità che un determinato fenomeno osservato, in questo caso la nostra resistenza caratteristica, abbia l'intera area, rappresenta il 100%, quindi l'area tratteggiata rappresenta il 100% di probabilità di tutta la popolazione statistica del valore studiato, nel nostro caso la resistenza caratteristica. Ok? Quindi questa condizione deve essere assolutamente ben ricordata, cioè l'area della curva di distribuzione in frequenza di una determinata popolazione statistica rappresenta la probabilità, l'insieme dei valori di probabilità di quel determinato fenomeno, di quella determinata grandezza che noi stiamo studiando. Definiamo quindi come valore caratteristico con frattile di probabilità 5% quel valore al di sotto del quale, quel valore della grandezza che sto analizzando, nel nostro caso la resistenza, al di sotto del quale non mi attendo di avere più del 5% del valore dell'intera popolazione statistica che sto misurando. Cioè, assegnato un certo valore, una certa soglia, al di sotto di quella soglia, posso attendermi una certa percentuale della popolazione statistica. Se la percentuale di quella popolazione statistica è il 5%, parlo di valore caratteristico frattile inferiore di probabilità 5%. Una piccola nota di carattere generale. In realtà i valori di frattili assegnati possono essere o inferiori o superiori. In che senso? Se, come abbiamo detto, la curva di rappresentazione, cioè in questo caso la totalità degli istogrammi, rappresenta il 100% della popolazione, se, come in questo caso, arrotondando a 5%, assumo questa soglia come valore di frattile, al di sotto di questo valore avrò il 20 più 5, il 25%, che significa che come complemento a 100 avrà un frattile superiore del 75%. Cioè, cosa significa? Significa che nel caso specifico, se guardo assegnata una determinata soglia, a sinistra ho il frattile inferiore
Se guardo a destra, ho il frattile superiore, definito FS e FI. Il frattile inferiore più il frattile superiore corrispondono al 100% di probabilità. Quindi, assegnato il valore di frattile inferiore, il frattile superiore sarà uguale a 100 meno il frattile inferiore. Nel caso specifico, qualora il valore caratteristico rappresenta il 5% di probabilità del frattile inferiore, significherà che il frattile superiore è il 75% del valore di probabilità di essere maggiore. Quindi guardo a sinistra, assegnata la soglia rappresenta quel valore che non ha più del 5% di probabilità di essere superato, oppure il 75% di probabilità di essere superato. Cosa significa? Significa che questo rappresenta il criterio con il quale noi misuriamo il cosiddetto worst scenario, cioè lo scenario peggiore che è quello che noi dobbiamo valutare per che cosa? Per la sicurezza delle nostre strutture. Ok? Quindi questo è un aspetto fondamentale per comprendere i criteri statistici associati alla caratterizzazione dei materiali, ma come vedremo più avanti, anche delle azioni che agiscono su una determinata struttura. Quindi, definito il valore caratteristico, la domanda che ci poniamo adesso è quello il valore da assumere per le nostre strutture o vogliamo fare un passo ulteriore nei confronti del rispetto del requisito della sicurezza? Quella che sto ponendo è evidentemente una domanda retorica, nel senso che effettivamente noi vogliamo ancora essere più sicuri, cioè non ci basta che il valore abbia una probabilità del 5% di trovare valori inferiori, se sto parlando di resistenza, cioè frattile inferiore probabilità 5%, ma introduco ulteriori coefficienti. Quindi, assegnato un determinato materiale, definito la forma del provino, che quando viene indicata la retta F è un provino di tipo cilindrico dell'assegnato materiale, il valore D, cioè il valore di design del valore della grandezza della resistenza dell'assegnato materiale, è il valore K, cioè il valore caratteristico frattile inferiore probabilità 5% di valori al di sotto del valore assegnato, diviso un ulteriore coefficiente di sicurezza che definiamo gamma M, coefficiente di sicurezza del materiale M, che è un valore maggiore di 1. Quindi questa condizione ci comporta un ulteriore paracadute di sicurezza rispetto ai valori di resistenza dei materiali che assumiamo nelle nostre strutture, che assegna un'ulteriore riduzione del valore caratteristico, ripeto ancora una volta, frattile inferiore di probabilità di valori al di sotto del valore assegnato, dividendolo per un coefficiente gamma m del materiale, che ovviamente dipende da che cosa? Dipende
dipende dalla variabilità del fenomeno statistico del materiale. Se un materiale prodotto ha un'affidabilità maggiore, lo vediamo nella slide successiva, o dei coefficienti più piccoli, se il materiale, per esempio, il materiale ligneo ha un'ampia dispersione, quindi i valori che posso vedere sono più dispersi, anche questo adesso andremo a vedere nella prossima slide, il gamma M sarà rappresentato da valori maggiori, molto più maggiori di 1. Parliamo quindi, andiamo a vedere quindi di che cosa intendiamo per dispersione dei valori. Allora, intanto, la famosa curva di interpolazione per fenomeni continui è la curva di Bell-Gauss. Ed è quella curva che è caratterizzata da una simmetria perfetta, quindi la famosa campana di Bell-Gauss, che rappresenta il 100% di probabilità, quindi l'area di questa curva rappresenta il 100% di probabilità, tra i valori di meno infinito e più infinito. Questa curva, è una curva fondamentale per l'osservazione dei fenomeni statistici e in qualche modo viene applicata allo studio della variabilità dei fenomeni che coinvolgono lo studio delle strutture. Ora, questa curva rappresenta, come abbiamo detto, l'area di questa curva è il 100% di probabilità. È una curva, come abbiamo detto, simmetrica. Simmetrica attorno a che cosa? Quello che è il valore medio. Ma è abbastanza evidente che io la stessa area di questa curva la posso distribuire con una curva che sia abbastanza panciuta come quella che è qui rappresentata, o che quindi in questo caso potrebbe essere estremizzata questa curva, o da curve che siano molto più concentrate nei confronti di un certo valore che appunto è il valore medio. Questa cosa ci dice? Ci dice sostanzialmente che io posso ben associare lo studio della curva di Gauss a fenomeni rappresentati da una ampia variabilità, quindi da un'ampia cosiddetta dispersione dei valori attorno al valore medio, cioè assegnato il valore medio, è abbastanza evidente e intuitivo che la curva gialla è decisamente più dispersa, più spalmata della curva verde. Cosa vuol dire? Vuol dire che la curva verde ha una maggiore concentrazione di valori attorno al suo valore medio. Quindi in un piccolo intervallo a destra e a sinistra c'è un'altissima probabilità di trovare una bella fetta della nostra area, contrariamente a quello che accade nel medesimo intervallo per la curva cicciotta più dispersa. E questo significa avere definito coefficienti gamma m del materiale maggiori a 1 o molto maggiori di 1, perché di fatto abbiamo una situazione di materiali che sono molto diversi da loro. Per esempio, al materiale verde possiamo ben associare l'acciaio, cioè la produzione dell'acciaio è una produzione estremamente controllata e sofisticata, anche perché i valori in gioco per ogni colata sono di qualche milione di euro di valore. Se io sbaglio una colata, butto via letteralmente qualche milione di valore di materiale. Quindi tutti i processi di produzione industriale, di controllo, di verifiche di qualità sono estremamente sofisticati.
Questo in cosa si manifesta? Si manifesta nel fatto di avere dei valori di resistenza dei nostri materiali molto ravvicinati tra loro, cioè all'interno del famoso campione di 100 provini che abbiamo usato per introdurre l'argomento statistico, avremo sì una dispersione così come l'abbiamo indicata, ma è altrettanto vero che saranno valori molto vicini tra di loro. Quindi quando parlo di fratelli in probabilità 5%, avrò valori della nostra ricordiamo che l'area è il 5%, quindi se ragiono col 500 di probabilità, nel caso questa è la porzione di area che rappresenta il 5% della probabilità della colonna verde, usiamo quindi un colore analogo, il mio KS, coefficiente caratteristico dello steel acciaio, è la sigla con la quale indichiamo l'acciaio nelle nostre strutture, sarà in questa posizione. Nel caso di un materiale molto disperso, per esempio il legno o la pietra, quindi se ragiono con costruzioni in pietra addirittura, la percentuale corrispondente all'area del 5% sarà qui, quindi il mio K relativo al valore della pietra è un valore che è molto più basso, molto più disperso rispetto al valore medio che posso avere per la medesima curva. Quindi c'è molta più distanza per un materiale caratterizzato da un'ampia variabilità dei suoi valori di resistenza rispetto a quello che posso avere per un materiale caratterizzato da un'elevata qualità, controllo di qualità, dove la distanza, in questo caso questa, dal valore medio al valore indicato del frattile probabilità inferiore 5%, ha una distanza di decisamente più bassa di quella che ho dall'altra parte. Questo è il concetto di dispersione intorno al valore medio che ci fa capire perché abbiamo introdotto dei valori di dei coefficienti di sicurezza per il nostro materiale e perché questi coefficienti di sicurezza possono avere un'ampia variabilità rispetto al materiale che stiamo considerando. Bene, tutto quello che serve per comprendere in maniera chiara il fenomeno della variabilità statistica associato a un materiale da costruzione è contenuto negli argomenti che abbiamo visto fin qui dalla scorsa lezione fino a quanto detto per la porzione di questa lezione. Passiamo ora a analizzare quindi la caratterizzazione dei materiali che effettivamente impieghiamo nelle nostre strutture, partendo da chi? Dal materiale tutto sommato tra i più diffusi in epoca moderna, cioè il calcestruzzo. Allora, qui potete vedere la rappresentazione in termini di coefficienti gamma di sicurezza per i vari materiali, cioè vi è rappresentato in termini numerici ciò che su questa curva è quindi la maggiore o minore dispersione rispetto a questi valori possiamo avere per vari materiali. E vediamo che assegnata una certa distribuzione statistica di studio, quindi acciaio tanto per capirci e per esempio calcestruzzo, o meglio calcestruzzo con legno e poi muratura, potrebbero essere queste le cure qui rappresentate, vediamo che per il calcestruzzo
Il valore della grandezza caratteristica, cioè della resistenza, compressione di progetto per il calcestruzzo è pari alla resistenza forma provino cilindrico C di compressione barra calcestruzzo K caratteristica diviso un gamma C, che è gamma C pari a 1,5. Quindi ho il 50% ulteriore riduzione del frattile inferiore probabilità 5% derivante dalla distribuzione a prova di compressione del nostro calcestruzzo. Analizziamo adesso l'acciaio. Per quanto riguarda l'acciaio, quindi provino cilindrico, S-Steel acciaio di design di progetto, il valore corrispondente è FSD diviso gamma S, coefficiente di sicurezza dell'acciaio, che in questo caso vale, a seconda dell'impiego del tipo di sforzo che sto analizzando, da 1,15 a, o meglio, 1,15 o 1,05. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questo caso riduco dal 5 al 15% il valore della resistenza caratteristica dell'acciaio, in questo caso lo riduco del 50%. Quindi la questione di fenomeni molto concentrati o molto distribuiti rispetto al valore medio è assolutamente rappresentato dalla notevole differenza, cioè tra 1,5 a 1,05 sembra poco, ma per il significato che hanno in queste relazioni stiamo parlando di una riduzione che passa dal 15% nel caso di 1,15 al 50% nel caso di 1,5. Quindi oggettivamente c'è una forte penalizzazione per tener conto delle effettive condizioni di produzione e realizzazione dei nostri materiali strutturali. In una parola, dell'affidabilità della resistenza definita per i nostri materiali strutturali. Chiariti i concetti sopra esposti di variabilità statistica del comportamento dei materiali e dell'assunzione dei valori di progetto degli stessi attraverso l'applicazione di coefficienti di sicurezza che dipendono dal materiale, andremo nelle prossime lezioni a studiare l'effettivo comportamento e la definizione dei valori di progetto per i principali materiali che impiegheremo, partendo da calcestruzzo e acciaio.